Bentrovati al nostro appuntamento settimanale con il sabato del convento. Anche quest'oggi avremo dei momenti da trascorrere insieme per rivivere gli eventi più importanti vissuti nei luoghi di Padre Pio. Tante persone che sono giunte qui in questi giorni da ogni parte del mondo, come sempre, tante peculiarità che hanno caratterizzato anche il pellegrinaggio, diversamente da come siamo abituati a pensarlo. Avremo anche due ospiti in collegamento quest'oggi per parlare di due realtà sicuramente molto interessanti. Facciamo un riferimento a quello che è la nostra quello che è il nostro tesoro, anche dal punto di vista artistico, presente a San Giovanni Rotondo. Arte che può essere ed è sicuramente un tramite per contemplare la bellezza del creato. Ed avremo in collegamento l'avvocato Maurizio Zerini, che è presidente dell'UCAI, l'Unione degli Artisti Cattolici Italiani, per parlarci proprio di questi aspetti e di quanto proprio recentemente Papa Francesco ha detto a proposito dell'arte. Ancora una realtà ancora poco conosciuta, ma che sta cercando, ecco, di mettere in evidenza la realtà, le esigenze, la voglia di essere in comunione con la Chiesa. Parliamo dei single cattolici che hanno in programma anche un sogno, un'iniziativa che magari si svolgerà proprio qui a San Giovanni Rotondo. Ma di tutto questo parleremo nel corso del nostro programma. Ora subito un resoconto di quella che è stata la settimana qui a San Giovanni Rotondo. Anche questa settimana il flusso di pellegrini giunti a San Giovanni Rotondo ha portato nel santuario l'abbraccio di diverse nazionalità, provenienti dal Brasile, dagli Stati Uniti, dall'Austria, dalla Slovacchia, dal Portogallo. E in numero sempre più crescente dalla Polonia, i devoti hanno vissuto momenti di preghiera e raccoglimento presso la tomba di Padre Pio e nei luoghi più rappresentativi dell'esperienza sacerdotale del santo stigmatizzato. Davvero speciale la presenza di alcuni pellegrini in bicicletta. Ogni anno un gruppo di ciclisti compie da Amaseno, in provincia di Frosinone, a San Giovanni Rotondo, un pellegrinaggio su due ruote nei luoghi di Padre Pio. Non a caso il nome che l'associazione dilettantistica si è dato è quello di Amaseno Bike San Pio. Una pedalata straordinaria, fatta nel segno dell'amore, della preghiera e della devozione verso il santo di Pietrelcina, giunta ormai alla sua settima edizione. Oltre 20 bikers sono partiti all'alba di venerdì 7 luglio alla volta di San Giovanni Rotondo. Dopo una tappa a Termoli, sono arrivati a destinazione intorno a mezzogiorno, in tempo per partecipare alla Santa Messa. Questa è una grande cosa, tutti gli anni, è il settimo anno questo. Diciamo che la sensazione è indescrivibile, cioè quando arriviamo qui davanti alla chiesa, cioè le emozioni si moltiplicano, cioè non si riesce nemmeno a parlare come hai visto, insomma. Noi siamo arrivati a 7 anni, diciamo, dalla fondazione dell'associazione, che abbiamo fatto su proposta del nostro presidente, che è stato poi, come avevamo detto l'altra volta, ringraziato appunto da Padre Pio. E nonostante le tante difficoltà, sembra quasi che hai una mano d'aiuto divina, no, durante il viaggio, nel senso, grazie a Dio ci è andato sempre tutto bene, non abbiamo mai avuto problemi. E anche quest'anno sotto una galleria una macchina ci è uscita all'improvviso davanti, abbiamo quasi visto la morte davanti, no? Però a un certo punto ha messo le quattro frecce, è rientrata, quindi non so, siamo guidati da qualcosa di superiore, no? A noi piccoli mortali. E ecco, e quando arrivi qua ti senti bene, non si riesce a descrivere, ma ti senti proprio bene. Ad accoglierli e benedirli in pieno spirito francescano hanno trovato Fra Carmine Sanzone.
queste biciclette, in questo pellegrinaggio, in questo percorso, hanno operato sempre con prudenza e sapienza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore vi benedica, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Pace e bene a tutti, buon ritorno e spero che il pellegrinaggio fatto dall'anno prossimo nella I bikers sono rimasti a San Giovanni Rotondo tutto il giorno per partecipare anche alla tradizionale fiaccolata serale per poi ripartire domenica mattina. Con loro anche il sindaco della cittadina laziale, Ernesto Gerardi. Loro poi da qualche anno hanno deciso di fare questa esperienza così al massimo spiegato. Io ringrazio l'associazione oggi che ci ha invitato qui, ringrazio Gianni Sombrero, il nostro consigliere, anche lui fa parte dell'associazione, quindi hanno deciso da anni di fare questo percorso. Sono venuto volentieri anche perché insomma, il sacrificio che hanno fatto andava ripagato in qualche modo, e quando ci sono queste, anche noi abbiamo il nostro santo, il santo patrono, il San Lorenzo, che ha un prodigio, ogni 10 agosto c'è la purificazione del sangue, quindi è chiaro che quando ci si è legati a queste tradizioni, a questi momenti di devozione, è giusto partecipare con tutto il sentimento possibile. La Maseno Bike San Pio nasce dopo che uno dei suoi aderenti, Carlo Lauretti, imprenditore del posto ed appassionato ciclista, nel 2015 aveva subito un gravissimo incidente proprio in sella alla sua bicicletta. Un fatto straordinario la sua guarigione, così come insperata era la possibilità di tornare a pedalare. Da quel momento però lo ha voluto fare non solo per passione, ma anche per devozione. Con lui tantissimi altri ciclisti. Un modo diverso, ma molto apprezzato, di ringraziare e mostrarsi devoti verso San Pio. La settimana di celebrazioni è stata caratterizzata, come sempre, da momenti di intensa spiritualità e preghiera, come il Santo Rosario serale, l'adorazione eucaristica del giovedì sera e la preghiera sotto la croce del venerdì. Una particolare riflessione è stata dedicata il 14 luglio a San Camillo dell'Ellis, il santo dei malati e degli infermieri, che dopo la sua conversione cambiò vita, e lo fece dopo aver trascorso una notte nel convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, in quella che una volta era la stanza degli ospiti e che, secoli dopo, fu abitata dallo stesso Padre Pio, la cella numero 5. Sappiamo che il cammino di Camillo è passato anche per queste terre, ha fatto esperienza anche nella fraternità dei frati Cappuccini. Però non era stato accettato perché aveva una ferita al piede che non si rimarginava, ferita per la quale è dovuto andare a Roma e farsi curare nel famoso ospedale di San Giacomo degli incurabili, e lì, a contatto con gli ammalati, con i sofferenti, ecco che il Signore fa di quella ferita l'occasione per Camillo di affacciarsi, potremmo dire per un gioco di parole, in una feritoia, da una feritoia, e contemplare la meta del suo viaggio. Il suo scopo era quello di realizzare la sua vocazione, quella di donarsi completamente al Signore, e lui pensava di poterlo fare attraverso la famiglia religiosa dei Cappuccini. E invece il Signore, attraverso quella che poteva essere una sorta di barriera, di impedimento, fa per lui l'occasione favorevole per guardare in un'altra prospettiva e aprire una strada nuova. Il padre aveva capito che gli serviva qualcosa di molto pratico nella vita per gestire quell'impeto che aveva, tant'è che diventerà militare. E questa strada sembrava funzionare, sembrava contenere, diciamo, questo suo impeto, questa sua maniera di vivere la vita in maniera irruenta, ecco. Però a un certo punto una malattia gli tronca le gambe, quasi letteralmente. Dovrà cambiare, si troverà perso. Però da questa sofferenza sua nascerà la visione sull'altro in maniera completamente diversa. Capirà tramite quella ferita che le ferite degli altri meritano di essere notate, curate. È così che alla Chiesa e al mondo è stato donato il suo ordine
missionari intorno ai letti dei sofferenti, a dire Dio c'è e ti tende la mano. Allora vogliamo accogliere la croce con questo spirito, con lo spirito di San Camillo, guardare le nostre ferite per diventare dei guaritori. E ritorniamo insieme per introdurre l'argomento che andremo ad aprire tra qualche minuto. Infatti vogliamo parlare di arte. Ecco, chi viene a San Giovanni Rotondo nota subito un complesso monumentale alla destra del santuario della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Nelle adiacenze infatti del convento, dove è vissuto Padre Pio, è sorta la Via Crucis monumentale in granito e bronzo, opera dello scultore siciliano Francesco Messina, un grande artista a questo. Così come grandi artisti hanno dato il loro contributo nella chiesa di San Pio, ricordiamo lo scultore Arnaldo Pomodoro, l'ambone di Giuliano Vangi, le porte in bronzo dello scultore Mimmo Paladino. Dell'arte e della fede parleremo con il presidente dell'Unione degli Artisti Cattolici Italiani. A tra poco. E torniamo insieme dopo aver rivissuto questi momenti intensi di preghiera e di pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo e vi facevo riferimento in chiusura della prima parte ad alcuni nomi. Abbiamo detto appunto della presenza nei luoghi di Padre Pio di tante opere d'arte. Opere di nomi importanti, famosi nel mondo della cultura italiana e non solo. Facciamo riferimento a Francesco Messina, Arnaldo Pomodoro, Giuliano Vangi, Mimmo Paladino, Pericle Fazzini, artisti che con la loro opera ci hanno fatto e ci fanno apprezzare le bellezze del creato. Ma vogliamo entrare ancora di più nello specifico dell'importanza dell'arte nel mondo anche della Chiesa. Lo facciamo grazie alla presenza del presidente dell'Unione Cattolica Artisti Italiani, l'avvocato Maurizio Zerini. Buongiorno, benvenuto presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, vogliamo entrare nel merito della storia di questa importante realtà. Ecco, come nasce e quali sono le attività che svolge? UCAI, Unione Cattolica Artisti Italiani, nasce nel 1945, dopo un periodo sicuramente difficile, per iniziativa di alcuni artisti romani, che coadiuvati da Monsignor Giovanni Battista Montini, che è il futuro Papa VI, il 16 dicembre realizzano la prima sezione nazionale di UCAI. Il sentimento era quello proprio di far rinascere la bellezza dopo un periodo molto duro, dopo la guerra, e quindi attraverso l'arte cercare di risollevare lo spirito della nazione attraverso appunto gli artisti e le opere degli artisti. È diventata poi piano piano un'associazione riconosciuta anche all'estero, ha partecipato nel 1948 al Movimento Internazionale degli Intellettuali a Londra e poi nel 1950 ha organizzato il Congresso Internazionale di Artisti Cattolici a Roma con la partecipazione di 26 nazioni. Che poi nel tempo si è strutturata a livello nazionale con le sezioni, abbiamo oltre 27 sezioni in tutta Italia, al nord, al centro e al sud, e le sezioni sono presiedute da presidenti che hanno affiancato un assistente ecclesiastico per la parte spirituale, perché noi siamo legati in maniera profonda chiaramente alla CEI e a quello che è il messaggio cristiano cattolico. E in questo quadro storico così di rilievo sicuramente si inserisce una serie di attività che svolgete a livello nazionale e non solo. Ecco, cosa nello specifico? Immagino oltre all'allestimento di mostre di pittura c'è un aspetto molto importante legato proprio all'approfondimento spirituale. Sì, allora la mia presidenza, io sono stato nominato ora a marzo, lo scorso marzo,
per quello che è l'indirizzo della mia presidenza, insieme al Consiglio, abbiamo, diciamo così, cerchiamo di attuare un programma che non faccia riferimento soltanto a mostre di pittura, ma ad eventi artistici dove possono partecipare gli associati sicuramente di UCAI, ma anche gli amici di UCAI, perché UCAI nel proprio statuto ricorda che abbiamo la necessità di diciamo, accogliere anche differenti posizioni culturali e religiose e quindi promuovere insieme a queste quello che è la personalità e la persona umana. Il messaggio è proprio quello di creare eventi, ovvero non solo mostre di pittura, ma eventi che possono comprendere poeti, possono comprendere musica, possono comprendere presentazioni di libri, quindi eventi a 360 gradi che ricomprendano tutti gli aspetti, diciamo così, dell'arte. E questa promozione è una promozione che parte dal basso, ovvero parte dalle sezioni, diciamo, locali, che sono il vero motore di UCAI, attraverso varie iniziative che coinvolgono il territorio, che coinvolgono soprattutto nei momenti in cui ci sono delle celebrazioni, eventi cristiano-cattoliche che hanno, diciamo, un rilievo importante per il territorio. E vengono legati a questi eventi anche gli eventi delle sezioni UCAI. Attraverso l'arte cerchiamo di riportare il messaggio del bello, così come ci ha ricordato anche Papa Francesco nel recente incontro di giugno del 2023. Il bello come ricerca dell'armonia, e l'armonia chiaramente attraverso l'arte è più semplice, armonia che poi si lega allo spirito, dell'artista, ma che si lega poi allo spirito divino, perché quella scintilla in ogni artista, no? Di creazione, di innovazione, così come ci ha ricordato Papa Francesco, è qualcosa che ci riporta a Dio. E attraverso l'arte noi cerchiamo di portare questo messaggio cristiano, universale. Ecco, testimoniare il Vangelo nella consapevolezza che chi tende al bello, al buono e al vero certamente raggiunge Dio. Faceva riferimento alle parole di Papa Francesco nel recente incontro di fine giugno. Papa Francesco agli artisti ha fatto anche riferimento ai poveri che hanno bisogno della bellezza, un contributo importante in termini di riflessione che si aggiunge a quello che tanti altri pontefici hanno voluto riservare a questo ambito così particolare. Sicuramente abbiamo diciamo una connotazione storica e un legame storico tra la Chiesa Cattolica e Papa Francesco fa appunto riferimento a questa naturale, diciamo, e speciale legame tra Chiesa e arte. Naturale proprio per le cose che ci siamo detto, ovvero attraverso l'arte. L'artista ricorda a tutti la vera dimensione del mondo, ovvero la dimensione dello spirito. È speciale perché chiaramente lungo il percorso storico che ha legato la Chiesa agli artisti si è creato un patrimonio che poi è diventato un patrimonio di tutti, dei credenti ma anche dei non credenti. La cosa che mi è piaciuta veramente tanto, tra le tante che Papa Francesco ha ricordato, è che l'arte è come, e cito testualmente, una vela che riempie dello spirito e fa andare avanti. Questa cosa ha un senso veramente trasversale e credo che sia poi quella necessità, soprattutto in momenti, ripeto, come il nostro, dove esiste una bellezza finta, che può essere una bellezza che viene passata tramite social media, rispetto invece a una bellezza dello spirito, una bellezza che arriva da dentro di noi, da dentro gli artisti, ma anche da dentro tutti quelli che vanno alla ricerca di Dio attraverso l'arte. Quindi credo che sia necessario in questo momento, dove siamo passati da un momento della pandemia,
un momento ora purtroppo di guerra, momenti dove l'uomo ha necessità di trovare una dimensione spirituale e l'arte può essere, diciamo, quella vela che riesce a far arrivare all'obiettivo. Noi come Ucai abbiamo la possibilità di agire e abbiamo la volontà di agire soprattutto sulle nuove generazioni. Credo che sia fondamentale per noi entrare nelle scuole, entrare tra i giovani e abbracciare anche quelle forme d'arte nuove che vengono oggi espresse dai giovani. Abbiamo necessità di capire e ascoltare i giovani e coinvolgerli in questo messaggio cristiano, dando spazio a loro per esprimersi e visibilità per far vedere quelle che sono le loro attività. Credo che sia Sicuramente. necessario, credo che sia necessario in questo momento rivolgerci alle nuove generazioni, proprio per questo spirito di innovazione che esiste, ma soprattutto questo spirito di accoglienza delle nuove generazioni. E non siamo più nel momento in cui sono i giovani che devono ascoltare, diciamo così, le vecchie generazioni, ma sono le vecchie generazioni che devono, anche tramite gli artisti, anche artisti di fama nazionale, internazionale, ascoltare quelle che sono le nuove espressioni artistiche dei giovani. Certamente degli intendimenti importanti questi che proiettano Lucai nel futuro. Sì, allora per il presente e per il futuro, diciamo, oltre agli eventi artistici delle varie sezioni locali e anche iniziative a livello nazionale che si rivelerebbero nelle sezioni, diciamo, territoriali, siamo stati in maniera molto prestigiosa dal nostro punto di vista, coinvolti attraverso il Dicastero per l'evangelizzazione, siamo stati indicati e invitati nella sottocommissione per quella che sarà l'organizzazione del Giubileo degli Artisti del 2025. Presieduto dalla Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, si è, diciamo così, aperta questa sezione di lavoro dove siamo coinvolti e dove cercheremo di portare il nostro contributo per quelli che sono, diciamo, gli appuntamenti del Giubileo del 2025, che sono per le date del 15, 16, 17 e 18 febbraio, appunto, 2025, dove si svolgeranno questi eventi artistici con artisti di rilievo nazionale e internazionale, ma anche con artisti che arrivano, diciamo così, dalle sezioni anche ucraine, coinvolti anche le sezioni ucraine. Quindi siamo molto contenti di questa chiamata in questa prestigiosa sottocommissione e cercheremo di portare il nostro contributo. E io la ringrazio di cuore per averci dato l'opportunità quest'oggi, ecco, di approfondire i temi legati all'arte non solo, e le auguro davvero buon lavoro. A presto. Io vi ringrazio per l'opportunità e vi saluto e grazie ancora. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi nella terza parte del nostro programma parleremo ancora di realtà associative cattoliche. Prima di salutare il nuovo ospite a telecamere ferme per la pubblicità con il presidente Maurizio Zerini, presidente nazionale dell'Unione Cattolica Artisti Italiani, ecco, ci siamo lasciati con una promessa, quella di ritrovarci a San Giovanni Rotondo per approfondire i temi legati all'arte e allo spirito in una realtà così importante. Ed è un appuntamento che vorremmo magari si realizzasse anche con un'altra realtà più specifica ancora della precedente. Infatti parliamo di un progetto nazionale per dare spazio e voce ad una categoria che cerca riferimenti, siti web, risorse sul territorio, articoli, eventi, spazi e condivisioni, ma soprattutto una pastorale dedicata. Parliamo dei single cattolici italiani ed abbiamo in collegamento Valentina Castiello per presentarci questa realtà. Benvenuta tra noi. Buongiorno a tutti.
Ecco, presentaci questa iniziativa che tra l'altro si è concretizzata anche attraverso una lettera che avete inviato a diverse realtà ecclesiali. Sì, in effetti è semplice. Ci sono tantissime persone single che non riescono a trovare dei sacerdoti preparati sulle loro problematiche, quindi abbiamo bisogno di una pastorale dedicata. I sacerdoti spesso ci rimandano alle pastorali, quelle per adulti, però sono frequentate spesso da famiglie, quindi i problemi delle famiglie sono diversi da quelli di un single, che appunto non ha figli, non ha suoceri, quindi si ritrova come un pesce fuor d'acqua. E mi è venuto in mente di creare questa realtà un po' per caso, infatti non sapevo, non avevo idea che diventasse così grande, addirittura creare un sito portale con tante risorse, e quindi ecco, ho iniziato a scrivere una lettera a tutti i consacrati facendoci conoscere, dicendo che siamo tanti e che desideriamo almeno qualche consacrato per regione che si prepari, ecco, su queste tematiche, ci possa seguire, portare in un cammino che possa farci fiorire, quindi proprio arrivare alla felicità che è Gesù Cristo. Ecco, questo è un aspetto importante che leggendo anche la lettera che avete preparato emerge. Siamo credenti, praticanti e cerchiamo quotidianamente Cristo nella nostra vita. È questo il senso principale che vi muove nel proporre questa iniziativa a tutta la Chiesa, quindi c'è questo bisogno fondamentale che è quello della sequela di Cristo nelle condizioni in cui ciascuno di noi vive, nello specifico appunto anche nella situazione delle persone che vivono da sole per diversi motivi. Ecco, questa bella realtà, come dicevi, sta crescendo sempre più, almeno a livello di attenzione per ciò che riguarda le vostre iniziative. Ecco, cosa si può trovare sul portale? Sul portale che ho creato, ripeto, per caso, ho iniziato a mettere tutti i riferimenti che conoscevo. Io poi sono una persona che va in chiesa da tanto tempo, ho avuto dei buoni padri spirituali e sono molto selezionatrice, quindi non è che inserisco tutto. E quando sento che c'è un soffio dello spirito, mi piace suggerire queste cose agli altri, quindi ho inserito diverse realtà che sono presenti ad oggi per i single cattolici, purtroppo sono prevalentemente al nord. E poi però ci sono anche degli argomenti correlati anche per fidanzati, sposati, eccetera, perché in effetti questo riguarda tutta la sfera della relazione, quindi diciamo in un certo qual modo siamo anche un po' tutti collegati, quindi si parla molto sia di relazione sia di comunicazione. E poi ecco, ci sono risorse anche per altre categorie, ho voluto inserire un po' di tutto. Poi ecco, anche santi, mi piace molto la categoria santi e mistici, c'è un po' di tutto, insomma. Ecco, dunque, invitiamo ovviamente chi fosse interessato a fare riferimento al sito, all'indirizzo www.singlecattolicitalia.it, ma ciò che ci piace poter sottolineare quest'oggi è proprio la bellezza di una necessità che sgorga dal cuore, quello di vivere in maniera più profonda il proprio percorso, il proprio cammino di fede nella situazione, come dicevamo, in cui si vive. In un certo senso l'importanza di essere riconosciuti, di essere guardati, ecco, e riconosciuti in questo cammino. È bello poter parlare anche di questo aspetto più umano, oltre che relazionale. Certo, ma noi in realtà, ecco, facciamo parte di un corpo mistico, siamo qui nel mondo, ci relazioniamo, ma siamo anche spirito, quindi ecco, ci deve essere una connessione, un equilibrio. Ecco, queste persone che conosco da tanti anni portano dei grandi pesi, sia per la loro famiglia
dalla quale provengono, sia per le esperienze vissute, che ecco, si ritrovano single, quindi hanno vissuto esperienze negative. Ecco, tutto questo va cercato di incanalare, perché non sempre tutti arriviamo ad incanalare queste esperienze da soli, quindi non riusciamo facilmente a fiorire. E allora, ecco, ci servono dei padri che ci guidino proprio in questo, perché poi alla fine, ecco, Gesù Cristo ci chiama ad essere santi. Santo non vuol dire perfetto, santo vuol dire amare di più, quindi è proprio questo che inseguiamo. E allora, ecco, se riuscissimo a fare anche dei punti regionali, li stiamo molto chiedendo alle diocesi, sarebbe cosa buona. Infatti molti sacerdoti sono contenti di queste richieste, di queste iniziative. Speriamo di poter fare presto questi punti sul territorio. Anche perché è bello sottolineare un altro aspetto, un ulteriore aspetto, Valentina, che emerge proprio nella lettera, anche nella lettura della lettera che avete predisposto e nel vedere un po' anche i contributi che sono presenti all'interno del sito. Anche nella condizione dei single c'è questa ricerca continua di una propria vocazione, tante volte, ecco, è ancora nascosta e ha bisogno di qualcuno che riesca ad indicarla, ad evidenziarla, a farla nascere dal cuore di ciascuno. Sì, certo. Poi ecco, quando parliamo di vocazione, effettivamente possiamo parlare di più stati, quindi consacrazione o anche matrimonio, fidanzamento o anche lo stato semplice laico di persona sola che però può contribuire anche a portare Cristo nel mondo. Quindi ecco, l'importante è fiorire interiormente. E vivere serenamente la Quindi propria questo. condizione, certo. Eh certo, sì, perché poi ecco, noi abbiamo tantissimi esempi anche contemporanei, ma mettiamo un Carlo Acutis, una Mangiacavallo, una Corbella, Chiara Luce Badano, ecco, ci sono anche degli esempi più moderni di queste fioriture, come le chiamo io, quindi tutto è possibile. L'importante è seguire comunque dei farsi seguire dei, da sacerdoti, da qualcuno E che vivere ci possa appieno appunto. la comunione con la Chiesa, questo Assolutamente sicuramente. Valentina, io ti ringrazio di cuore per averci dato l'opportunità quest'oggi di scoprire queste necessità che talvolta rimangono nascoste anche agli occhi della pubblica opinione. Io davvero spero di tornare insieme a parlare di cose positive e di un'attenzione sempre maggiore nei confronti di queste persone. Grazie e buon lavoro anche a te. ringrazio, buona giornata a tutti, grazie. E noi ora, in conclusione del nostro programma, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione per una rapida agenda della settimana prossima. Voglio segnalarvi prima di tutto un appuntamento, che è quello di sabato 22 luglio. Parliamo di una marcia, un pellegrinaggio a piedi da San Nicandro Garganico a San Giovanni Rotondo, che giunge quest'anno alla sua 39ª edizione, organizzato dal gruppo di preghiera Padre Pio Immacolata Concezione Santa Maria del Borgo. Si terrà appunto sabato 22 luglio 2023. Dovremmo avere anche una locandina a disposizione per vedere il programma di questa iniziativa. Partirà alle 19 con pulmino mezzi propri e poi alle 20 inizierà il vero e proprio cammino con il Santo Rosario e canti meditativi. Alle 2 della notte la Via Crucis con Padre Pio e alle 6:30 è previsto l'arrivo qui a San Giovanni Rotondo, dove si vivrà un momento di preghiera con la celebrazione eucaristica. Fino alle 7:15, dove poi appunto ci sarà la possibilità di rientrare con altri mezzi nel paese, nella città di San Nicandro Garganico. Dunque, questo appuntamento che avremo anche l'opportunità di proporvi attraverso delle immagini, magari successivamente anche nell'ambito del nostro programma. E per questa settimana è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a restare su Padre Pio TV ed ancora con noi la settimana prossima, il sabato del convento.